Buonasera e ben ritrovati a Calcio Totale. Questa è la puntata numero 22. La settimana scorsa non siamo andati in onda in segno di lutto e di rispetto per le vittime di Rigopiano e per tutto quello che è successo in questa terribile settimana che ha coinvolto l'Abruzzo e in particolare la provincia di Pescara. Insieme al ricordo delle vittime di Rigopiano volevo ricordare un'altra persona che ci ha lasciato ieri, una persona importante per la nostra città, importante per la nostra regione, è Gianni Cordova. Gli mando un abbraccio e un bacio bellissimo, sono sicuro che la terra per Gianni è già lieve, ha fatto tantissimo per la nostra comunità e io spero che il suo testimone venga raccolto da una collettività più che da una singola persona. Nel frattempo, mentre noi ci leccavamo le ferite, invece il campionato continuava il suo corso come se nulla fosse successo. Anche questo è un tema sul quale riflettere, insieme alle eventuali responsabilità per quello che è successo, c'è anche però questo aspetto. Chiunque si occupi di calcio, sia gli addetti al lavoro in senso stretto, sia gli addetti al lavoro in senso un po' più ampio, come possiamo essere noi giornalisti, ma anche i tifosi, secondo me, si devono interrogare su quello che è successo in questi giorni. Ne parleremo anche nell'editoriale, ne parleremo nella parte iniziale della trasmissione, perché non è una cosa che non ci riguarda, è una cosa che ci riguarda, è una cosa che è successa a noi, che ci succede tutti i giorni. Il calcio, come sapete, noi cerchiamo di affrontarlo sempre da un punto di vista di allegria, di spensieratezza, cerchiamo di spiegarlo, perché è uno di quegli aspetti ludici della vita che ci completano e che ci fanno sentire anche più importanti. E però il calcio fa parte della vita, non è un elemento distaccato, e quindi quando succedono queste cose, secondo me è giusto e doveroso che tutti ci interroghiamo sul senso ludico che ha questo sport per noi, ma anche sulle implicazioni che invece può avere, per esempio, sui bambini o sulle persone che hanno meno capacità di capire, di discernere ciò che ci accade attorno. Di questo e di tantissime altre cose ne parleremo questa sera a Calcio Totale. Vi ricordo che la puntata potete seguirla anche in diretta streaming sul sito di Rete 8, rete8.it, a partire da mezzanotte anche la prima replica e da domani mattina la troverete anche sul sito della trasmissione, che è calciototale.eu. Percorreremo questa strada stasera insieme con Giovanni Tondodonati, il centro. Ciao Giovanni, ciao, bentornato. Oscar. Buonasera a tutti. Intanto Laura sta bene, sì? Sì, sì, tutto bene. Cresce? Tutto bene, sì. Siamo più tranquilli. Ben ritrovato anche al nostro centravanti, Giancarlo Febbo. Ciao Giancarlo, buonasera, stasera ciao, ti vedo, Oscar. Devo dire, elegantissimo come sempre, però con un po' di barba. Un pezzettino, diciamo. Sì, sì, sì. È per scaramanzia, per cercare la prima vittoria o hai abbandonato questa... No, assolutamente, calcio, diciamo, non c'entra. In queste due settimane... Non c'entra. E grazie davvero questa sera per essere con noi a Calcio Totale a Giuseppe Tambone. Grazie a voi. Grazie, un amico. Giuseppe, diciamo, lo vedete spesso a Rete 8 con Massimo Profeta, che salutiamo. Però stasera ci aiuterà a capire un po' quello che è successo, soprattutto quello che potrà succedere. Io direi che a questo punto, se siete d'accordo, ci ascoltiamo l'editoriale e poi parliamo. Partiremo riattraversando e riavvolgendo un po' il nastro di questa terribile settimana. I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Questo calcio senza anima è destinato a morire.
Era già successo l'anno della promozione in Serie A con Zeman in panchina e si è ripetuto domenica scorsa. Dopo due eventi emotivamente ed umanamente difficili da superare per ogni persona di buon senso, il calcio non si ferma, ma si nutre di retorica e di frasi fatte. The show must go on, ripetono come pappagalli autoctoni. Nemmeno l'immane tragedia che ha colpito al cuore la nostra comunità è stata in grado di fermare una partita di calcio, peraltro non significativa e persino inutile. Chi gestisce il calcio a tutti i livelli non si rende conto che le insopportabili disuguaglianze che si producono rendono sempre più distante il mondo dorato ed effimero del calcio dalla vita reale. Non avere nessuna sensibilità verso gli accadimenti che coinvolgono così tragicamente le comunità porterà in breve tempo ed inesorabilmente il calcio a morire. Now, maybe there's a God above. E intanto il campionato continua. Sì, si continua dunque a giocare come se niente fosse successo. E noi, di grazia, cosa dovremmo commentare? L'ennesima sconfitta del Pescara? L'ennesimo infortunio? L'ennesima difesa d'ufficio dell'allenatore che continua a credere che tutto possa ancora accadere? I nuovi acquisti? Gli errori decisivi di Bizzarri? Temi e domande calcisticamente calzanti che aprono di fatto il post campionato del Pescara. Certo, la matematica non condanna nessuna squadra alla Serie B, ma i più accorti e avveduti sanno che i numeri non sono tutto. Alleluia. Prosegue la campagna acquisti del presidente Sebastiani. Intanto il presidente, che aveva promesso di rafforzare la rosa, ha tenuto fede all'impegno assunto. Dopo Stendardo, Bovo, Cerri e Girardino è arrivato anche Muntari, oltre a un gruppo di giovani di belle speranze. La rosa è dunque oggettivamente più forte e completa di prima. Quello che si doveva fare si è fatto, ciò che si doveva cambiare si è cambiato. Ciò che non cambia sono i risultati della squadra e per spiegare questo fallimento sportivo spesso si adducono motivazioni effimere. Ha scritto il grande regista italo-americano Frank Capra: i dilettanti giocano per divertirsi quando fa bel tempo, i professionisti giocano per vincere in mezzo alla tempesta. Buon calcio a tutti. Allora, intanto grazie a Dino D'Angelo, che saluto, per la bellissima, per il bellissimo montaggio dell'editoriale, e partiamo subito. Giancarlo, sì. Allora, questa settimana è toccato anche a te occuparti di Rigopiano, sì. Sei stato, hai coperto per il Corriere dello Sport con diverse pagine che ho avuto modo di leggere questa tragedia. Intanto complimenti per questo. Niente, volevo un tuo parere su questa prima parte dell'editoriale, su questa, no, sono assolutamente... su questa mestizia e questa tristezza che non mi abbandona, non solo per quello che è accaduto, ma per la indifferenza, diciamo, dei vertici del calcio. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Secondo me questa era una partita che non si doveva giocare, proprio perché è successo un fatto tragico, eccezionale. Non era un fatto normale, tanto è vero che non solo il mio giornale, ma tutti i quotidiani sportivi se ne sono occupati, quindi era un qualcosa che ha scosso le coscienze e gli animi non soltanto dei pescaresi, ma di tutti gli italiani, quindi si poteva benissimo rinviare questa partita. Chiaramente noi siamo tutti molto scossi, perché io immagino che ognuno di noi avesse delle conoscenze tra tutte quelle vittime. Una è sicuramente comune, Piero Di Pietro, il mister, che conoscevamo tutti noi giornalisti perché per 20 anni ci ha accompagnato nella famosa scampagnata del 1° maggio, la partita, è una persona veramente eccezionale. Poi io personalmente conoscevo anche il titolare, perché Roberto è un mio amico d'infanzia, ci siamo nati nella stessa zona stadio,
Chiaramente sono stato anche a volte da lui con la famiglia, a rivedere quelle immagini è stato anche traumatico per me, anche perché l'unica parte che si è salvata è quella del Beauty Farm, quella sotto. Nessuno in quel momento, siccome loro pensavano di andarsene, nessuno si sarebbe mai sognato di rifugiarsi nel posto che sembrava più pericoloso, invece è rimasto intatto. Di una cosa sono certo, che Roberto, che diciamo è stato già raccontato da tanti altri personaggi che andavano lì, in ogni caso, anche se avessero sparato, se fosse arrivata la turbina e tutto, lui comunque in ogni caso non se ne sarebbe andato. Magari si sarebbe trovato in un altro posto, però lui non aveva mai abbandonato quella che era la sua creatura, era la sua vita. E diciamo, che altro aggiungere? Io direi che diciamo, possiamo intanto essere ancora con il pensiero a quello che è successo, riflettere come comunità su quello che poteva essere e che non è stato, per esempio la condizione in cui sono rimasti molti dei comuni dell'Abruzzo colpiti da questa nevicata enorme per quasi una settimana. E diciamo, ci saranno ovviamente delle indagini, la magistratura farà il suo corso su tante questioni, perché ci sono ovviamente delle vite umane che si sono perse, ma anche laddove non ci sono state dei tributi che la collettività ha pagato attraverso le vite umane, secondo me è doverosa, anzi è fondamentale fare una riflessione collettiva, la devono fare le istituzioni, la deve fare la politica, la devono fare le forze dell'ordine, ma la dobbiamo fare anche noi come singoli cittadini, perché quello che è successo non deve mai più accadere, cioè non deve mai più succedere che anche di fronte a un evento atmosferico così importante ci si trovi per certi versi quasi senza possibilità di difendersi. Questo non è possibile, non è accettabile. E non è accettabile perché non eravamo preparati, non eravamo preparati singolarmente, forse eravamo poco preparati anche collettivamente, e io spero che tutti, dal primo all'ultimo degli abitanti di questa regione, si facciano carico di quello che è successo e si adoperino ognuno per le competenze e per le specificità che ha per provare a voltare pagina. E devo dire, proviamo a voltare anche noi pagina, anche se voltando pagina non è che la situazione diventa molto più allegra, Giuseppe, perché diciamo, passiamo da un evento ovviamente che non è commensurabile al calcio, però passiamo a un evento sportivo che diciamo, di positivo in questo momento c'ha ben poco. 6 punti conquistati sul campo, 9 se teniamo conto dei 3 punti acquisiti a tavolino. Mi chiedevo nella seconda parte dell'editoriale, mi facevo delle domande retoriche. E su questo volevo sentire te e poi Giovanni. Cioè, mi chiedevo, ma noi che cosa dovremmo commentare? E ho messo nell'ordine: l'ennesima sconfitta del Pescara, l'ennesimo infortunio, l'ennesima difesa d'ufficio da parte della società dell'allenatore e dell'allenatore che continua a dire che tutto può ancora accadere perché mancano 18 partite, i nuovi acquisti, o dobbiamo commentare gli errori, secondo me, decisivi di Bizzarri? Secondo te che cosa dobbiamo commentare, Giuseppe? Allora, innanzitutto io credo che, collegandomi alle vostre a quello di cui si parlava un secondo fa, credo che della partita si possa innanzitutto commentare il fatto che probabilmente non è solo questa volta, ma una volta di più la sensibilità dei tifosi, delle curve, è stata un passo più avanti rispetto a quella delle istituzioni e degli addetti ai lavori, perché i ragazzi della curva, mi risulta pure che durante la settimana sono andati nei comuni a spalare, ad aiutare, in altre occasioni, in occasione del terremoto, hanno fatto raccolta di beni di prima necessità. Quindi probabilmente dove non arriva chi gestisce dovrebbe avere sensibilità, arrivano i ragazzi delle curve, che secondo me stanno dando dei segnali importanti al calcio e che bisognerebbe
leggere bene. Molto spesso, ecco, si generalizza quando si parla di questi. Su questo non ti volevo interrompere, ma volevo integrare, perché temo che non avremo 18 puntate, 19 puntate per discutere solo di calcio, se l'andamento continua a essere questo. Credo che questo argomento, questa della idiosincrasia ormai di molti degli strati popolari, quelli che affollano le curve, verso l'establishment, parliamo della testa del tifoso, parliamo del modo incivile con cui vengono trattati i tifosi quando vanno in trasferta a seguire la squadra del cuore. Secondo me questo sarà sicuramente uno degli argomenti che cercheremo di approfondire, magari invitando anche qui qualcuno delle forze dell'ordine, per cercare appunto di avvicinare un po' anche di più mondi che apparentemente sono molto lontani. E sicuramente io mi accodo, poi lo vedremo anche nella foto della settimana che abbiamo scelto, è proprio questo messaggio che hanno mandato i tifosi di vicinanza a quello che stava succedendo. Sono stati i primi e forse più immediati ad accorgersi, forse perché chiaramente chi va allo stadio vive il clima, lo stadio non è solo la partita che si vede attraverso la televisione, pure quello che guardiamo noi addetti ai lavori e anche, certo, e anche tutto quello che c'è intorno. Per quanto riguarda la partita, direi che innanzitutto è stata una partita condizionata da subito con il gol del vantaggio del Sassuolo. Io immagino che il tema innanzitutto tattico della gara sarebbe stato leggermente diverso da quello che ha visto il Pescara subito in difficoltà. Del resto credo è una squadra che, se non mi inganna la memoria, ha una media di due gol a partita subiti, 39-40 su 20 partite, siamo lì, e quindi chiaramente ha questi concede questi vantaggi inevitabilmente all'avversario. Gliel'ha concesso al Sassuolo praticamente al primo giro di lancette o giù di lì, e questo ha cambiato il tema tattico, mettendo il Pescara ulteriormente in difficoltà. Un Pescara che Massimo Oddo ha dovuto cambiare rispetto a quella che era l'idea iniziale. Probabilmente in questa partita c'è stata la sensazione che il Pescara d'inizio stagione, quella identità tattica, venga man mano a smontarsi. Sono indicativi tutta una serie di, a me non piacciono le statistiche, i dati eccetera, però chiaramente nel guardare a posteriori, no, la partita, per cercare di anche capire meglio, di fare esperienza per quelle che sono le cose che vedo, vado anche a guardare dei segnali, no, queste statistiche, e sicuramente l'atteggiamento del Pescara in questa partita è stato sicuramente controcorrente. Innanzitutto credo i cinque difensori, che hanno probabilmente nell'idea di Oddo servivano un po' come a Napoli, no? A proteggere un po' più la squadra, ma credo che lo schieramento a 5 dietro tenga il baricentro del Pescara troppo basso. Se ci mettiamo che dall'altra parte c'è un attacco che non è in grado di tenere palla, di far salire la squadra, perché in questa partita per esempio non avevi Gilardino che è in grado di tenere palla, di farti salire e anche, ecco, di fare anche da sponda con gli inserimenti eccetera, è stato un grandissimo handicap. Ma di delle questioni tattiche ne parleremo anche più avanti, allora, nel tema tattico mi interessava, no, questa tua. Invece no, volevo sentire Giovanni su quest'altro tema, su tema Oddo. Oddo, anche nell'intervista che ha rilasciato oggi prima di partire per Milano, ha detto che lui ci continua a credere, quindi ti volevo chiedere se secondo te è sincero in questa cosa, se è possibile che dopo aver realizzato 6 punti sul campo in 20 partite e ne mancano altre 20, come oggettivamente si può continuare ad avere 18 partite? Oggettivamente è complicato dire che ci si continua a credere, anche perché probabilmente sono delle dichiarazioni che forse si devono fare per forza, a parte che non l'ha ordinato il medico che si devono fare, ma francamente, diciamo, c'è un limite un po' a tutto, secondo me, e io credo che questa è la mia visione. Volevo sapere che ne pensavi tu, così come volevo capire che cosa pensavi della difesa pure qui, oltre ogni logica, che ha fatto di Bizzarri,
dice Bizzarri ha compiuto un errore, non è un errore, noi invece che mettiamo i voti tutte le settimane sappiamo che non è il primo errore questo di Bizzarri, ha compiuto diversi errori e logica vorrebbe, avendo in panchina un portiere che ha pagato 2 milioni di euro, che probabilmente è arrivato il momento di valorizzare un patrimonio della società. Ecco, volevo sentire su Oddo e su questi due aspetti quello che pensi. Allora, per quanto riguarda Oddo pensiero, mettiamola così, io credo che lui continui a pensare che questa squadra possa salvarsi. Lo ha ribadito oggi in conferenza stampa, ha detto magari qualcuno mi prenderà in giro, però io ci credo fortemente perché lui reputa questa rosa, non dico da metà classifica, però sicuramente in grado di scalare qualche posizione. Da che cosa nasce secondo me questa idea? Dal fatto che il Pescara ha messo dentro calciatori esperti. Secondo me la società ha fatto questo ragionamento prima dell'inizio del calciomercato. Ok, abbiamo una rosa discreta, abbiamo tanti giovani interessanti, però manca l'esperienza. Lo sapevamo all'inizio, probabilmente abbiamo commesso un errore non inserendo calciatori con presenze, con tante presenze in Serie A, lo stiamo facendo adesso, aspettiamo prima di tirare i remi in barca. Secondo me è questa un po' la sintesi di quello che è successo negli ultimi giorni. Il problema qual è? Il problema è che questi nuovi acquisti non sono stati utilizzati, perché Stendardo ha avuto un virus prima della gara di Napoli, Gilardino ha giocato a Napoli e poi si è fatto male, Muntari non al transfer, Bovo si è fatto male al primo allenamento in un contrasto con Manai, ce n'è un altro? Cubas e Castagnoli. Vabbè, Cubas, no. Lì parliamo di giovani, però insomma questi che avrebbero dovuto secondo me dare una scossa o quantomeno un pizzico di serenità. Oggi Oddo ha detto: quando io giocavo in difesa col Milan, quando mi giravo e vedevo Nesta ero molto più tranquillo. Questo è un po' il messaggio che deve passare nello spogliatoio. Io credo che non sia facile, probabilmente è troppo tardi, però insomma aspettiamo. Nel calcio, su Bizzarri? Nel calcio non si sa mai. Oddo ha risposto anche su Bizzarri, ha detto testualmente: se avessi dovuto cambiare tutti i giocatori che hanno commesso un errore finora sarei rimasto solo senza calciatori, perché tutti più o meno hanno commesso l'errore. È ovvio che se il portiere fa un errore del genere perdi la partita, no? Perché è più esposto a questi rischi. Io credo che Bizzarri sia un buon portiere, però ultimamente qualche errore di troppo lo ha commesso. Giancarlo, sì. Prima su Bizzarri e poi su Oddo. Allora, guarda, effettivamente i portieri non è che sanno fare tutto. I portieri hanno delle caratteristiche. Purtroppo questo errore che ha fatto Bizzarri, questi due, diciamo, perché tendenzialmente il primo tiro, anche se la colpa è di Stendardo che si è fatto scappare un attaccante non propriamente velocissimo, ecco, diciamolo. Però magari qualcuno dice che la palla sarebbe andata fuori, lui ci ha messo male la mano, però quello ci può stare. Io ovviamente non accetto il secondo errore, perché sinceramente è una mancanza di concentrazione. Io penso che una partita così delicata, nella tua area, nel primo quarto d'ora la palla non si deve neanche avvicinare. Io ho giocato tra i dilettanti in categorie infime e quando c'erano partite importanti c'era una fase di studio lunghissima. Invece il Pescara ha preso gol dopo 53 secondi e questo secondo me è assolutamente inaccettabile. Peggio della partita con l'Empoli, anche perché quella col Sassuolo teoricamente era l'unica che potevamo vincere di questo gruppo. Poi l'errore di Bizzarri sul secondo gol chiaramente ti fa cadere le braccia. Ora Oddo domani lo farà rigiocare, perché giustamente lui dal suo punto di vista ci crede ancora, quindi è chiaro che non va a distruggere un portiere, perché se dopo un errore del genere lo togli lo hai distrutto. Però sinceramente io ho avuto sempre parecchia fiducia in questa squadra, soprattutto dopo che la società ha fatto, non dico degli sforzi perché sono stati tutti giocatori non comprati ovviamente, però comunque per gli stipendi si paga, ma tanti gli giocatori di Serie A gli stipendi si pagano di tutti, perché non è che tu, cioè la rosa è di 25, tu non è che ne puoi avere 50, quindi qualcuno entra, qualcuno esce, quindi più o meno a livello finanziario stiamo lì. Chiaramente, come diceva Giovanni, nessuno è stato utilizzato. Poi c'è stata
questa situazione di Gilardino, che sinceramente io non mi aspettavo, perché quando lui è arrivato ha detto: sono perfettamente integro dal punto di vista fisico, ad Empoli ho saltato solo due allenamenti e qui c'è una sfortuna proprio cosmica, cioè qui ha fatto solo due allenamenti. Pescara possiamo dire che ha fatto solo due allenamenti. Ora, per quanto riguarda il discorso di crederci e non crederci, io rispetto quello che dice l'allenatore sinceramente, però penso che, cioè, perlomeno dal mio punto di vista, il discorso è chiuso almeno finché non ci sarà la prima vittoria, perché se no facciamo solo tante chiacchiere. Stiamo parlando di questa prima vittoria, abbiamo, diciamo, saltato, bucato gli appuntamenti più importanti, quello in casa con l'Empoli, ancora più grave secondo me la sconfitta di Crotone, dove hai pareggiato e dopo un minuto riprendi gol col Sassuolo, perché non dimentichiamo che il Sassuolo era una, cioè, perché dopo se andiamo a vedere con chi la fai la corsa, se tu tenevi il Sassuolo bloccato a 21, cioè se tu lo battevi, il Sassuolo era quart'ultimo insieme all'Empoli, quindi dovevi fare quella corsa su Empoli e Sassuolo. Nel momento in cui le fai scappare davanti, cioè, mi sembra che tutti i discorsi siano, allora, superti. Giuseppe, velocissimo, dobbiamo andare in pubblicità. Pescara 9, Empoli 21. Tu ci credi in questa salvezza? Il dato numerico dice che è un obbligo per il Pescara provarci. Certamente è molto, molto difficile, molto complicato, anche perché in questo avvio di riavvio di girone il Pescara ha dei confronti sulla carta molto, molto complicati. Però credo che il mercato del Pescara abbia dato un chiaro segnale, la società abbia dato un chiaro segnale di volerci provare. Poi è chiaro, ci sono le problematiche di prendere i giocatori e non poterne disporre, è chiaro che questo è una situazione che complica ancora più i piani. Se mi consenti, vi volevo dare qualche dato relativamente al discorso del portiere. Nella classifica delle parate dei portieri di tutte le squadre, il Pescara è attestato in una posizione di metà classifica, cioè pensate che ne hanno calcolate 74 in queste 20 partite. Il portiere della Lazio ne ha fatte 79, la Roma 76, appena sotto c'è la Sampdoria con 71, il Milan con 71 e l'Inter con 70. Se pensiamo che il Palermo con 79, Chievo 81, Cagliari 86, Empoli 92, Crotone 101, quindi un buon quasi 50% di più, il portiere del Crotone ha dovuto fare parate del 50% di più del portiere del Pescara, è chiaro che con queste 3,5-3,7 parate di media, se in una partita ne toppi due, una e mezza, diciamo, io ritengo una e mezza, diventa complicato. Però chiaramente l'aspetto difensivo, al di là della singola occasione del Pescara, è legato essenzialmente ai tanti gol e alle difficoltà che certo ha nel difendere. Allora andiamo alla facilità, prego, con cui vengono subiti i gol, cioè, sì, un calcio d'angolo, sì, sì, quasi sempre un pericolo. Di questo abbiamo discusso ampiamente quest'anno, nel senso che si marca da mesi. Sì. Allora andiamo in pubblicità, rientreremo in maniera molto veloce con i migliori in campo, perché diciamo i migliori in campo ormai è diventato un eufemismo, e poi avremo il collegamento per il libro di questa sera. Eccoci rientrati. Allora, mentre Dino mette a pronta il collegamento telefonico per la presentazione del libro, Giovanni, molto velocemente, perché dicevo, andiamo a vedere i migliori in campo per usare, diciamo così, un eufemismo, anche se chiedo a Dino, scusami, Dino, se ci puoi far vedere la foto della settimana. Questa settimana, Giancarlo, è stato molto facile per me scegliere la fotografia, ho scelto questo omaggio che hanno fatto i tifosi della Curva Nord alle vittime di Rigopiano, ma soprattutto è un grandissimo, diciamo, senso di appartenenza a una comunità, perché è un voler scrivere a Lettere Cubitali che non tutto può continuare come se non fosse successo niente. Quindi un applauso forte ai tifosi della Curva Nord, che si sono dimostrati non solo in questa occasione, anche in altre occasioni l'avevano fatto, molto sensibili e soprattutto molto veri, molto umani, insomma.
Andiamo a vedere invece Giovanni che voti abbiamo messo questa settimana. Sì, rapidamente, migliore in campo è Buyback, l'autore del gol, che fino a quando è rimasto in campo è comunque stato uno dei migliori, si è mosso abbastanza bene. Poi Memuscei, che è entrato nel secondo tempo e si è procurato il calcio di rigore, poi fallito da Biraghi, e poi Caprari 5,8, via via con le altre insufficienze, 5,7 per Coda, 5,5 per Bruno, 5,4 per Fornasier, 5,3 per Pepe e Cristante, 5 per Biraghi e Crescenzi, 4,9 per Verre, 4,7 per Stendardo, 4 per Bizzarri, 5 per l'allenatore Massimo Oddo. Dunque il migliore in campo per il Pescara di Pescara Sassuolo è Buyback, al secondo gol stagionale in, allora abbiamo già 180 minuti giocati. In attesa il nostro ospite, una sola battuta, Giuseppe, su Buyback. Mi pare che ha segnato un gol davvero centravanti, molto bello. Forse diciamo l'assenza prolungata di Buyback fa crescere qualche rimpianto, no? Ma sinceramente mi sento di andare un po' controcorrente. A me la prestazione del ragazzo, per quanto generosa, per quanto sveglio e reattivo in occasione del gol, sinceramente non mi è piaciuta per quello che secondo me avrebbe dovuto fare per la squadra, anche se con tutte le attenuanti che non è quello il suo ruolo. Non credo che abbia fatto appieno quello che poteva e doveva fare in quel ruolo lì, anche se non sei proprio l'attaccante con le caratteristiche che dicevo prima, di quello che ti tiene palla, ti fa salire la squadra, eccetera. Secondo me per un giocatore di questo livello si presumono delle intelligenze nei movimenti che effettivamente l'ho notato anche altre volte. Non ti è piaciuto, no, insomma, non ti è piaciuto. Il gol però è di notevole fattura. Bellissimo. Vado controcorrente, lo dichiaro. Ma andare controcorrente è sempre positivo. No, scusate, mi fate un gol a partita. No, per carità. Con la penuria di attaccante. Avessi giocato sempre in Buyback. Sì, allora, fatemi dare il benvenuto ad Alberto Facchinetti. Sei in linea, Alberto? Ciao Oscar. Ciao a tutti gli amici di Calcio Totale. Buonasera. Intanto grazie di essere intervenuto. Alberto, ti presento come scrittore, sei tantissime altre cose, però questa sera qui sei in veste di scrittore perché, certo, perché parliamo e stiamo vedendo in sovrimpressione la copertina di questo tuo ultimo libro, Edizioni in Contropiede, la versione di Gipo. 2016, è uscito a dicembre, quindi poche settimane. 186 pagine, 16,50 euro. Allora, per chi non conoscesse Gipo Viani, io vorrei leggere le prime righe della prefazione a questo libro. Scrive Pittalis: pensare oggi a Gipo Viani è come immaginare un personaggio che unisce l'istrionismo e la freddezza di Mourinho, l'abilità affaristica di Raiola e la sfrontatezza guascone, mescolate al senso del gol e della mondanità di Bobo Vieri. È stato tutti e tre insieme e anche molto di più. Quindi un personaggio, diciamo, strabiliante. Sì, Gipo Viani è stato un personaggio incredibile del Novecento calcistico italiano. È stato prima calciatore, ha vinto uno scudetto con l'Inter di Meazza, poi è andato alla Lazio, e poi una volta conclusa la carriera di calciatore, per sbarcare il lunario ha iniziato ad allenare prima a Siracusa, poi a Salerno, dove ha innovato il calcio inventando questo metodo che oggi è conosciuto come Vianema, quindi che porta ancora oggi il suo nome. Poi è passato per Palermo, Bologna e finalmente al Milan, dove dopo aver vinto uno scudetto sempre da allenatore ha iniziato a fare quello che oggi chiamiamo general manager, una figura che allora, siamo appunto tra gli anni 50 e gli anni 60, non esisteva. Proprio sotto questa veste ha chiamato in panchina Nereo Rocco, appunto nella panchina del Milan, e insieme hanno portato la squadra rossonera ai vertici dell'Europa, vincendo a Wembley quella mitica Coppa dei Campioni, la prima Coppa dei Campioni per una squadra italiana.
Un personaggio quindi importante, io parlo a beneficio di quelli dei tifosi più giovani che ci seguono, che probabilmente forse non sapevano nemmeno il nome. Tra le tante cose che ha inventato anche il calciomercato. Sì, lui negli anni appunto in cui era general manager aveva davvero in mano tutto il calcio italiano, sia per le esperienze che ha avuto al Sud Italia e poi perché appunto operando a Milano riusciva a tenere le redini del mercato. È stato lui stesso uno degli inventori del calciomercato, che dandogli la sede nel famosissimo Hotel Gallia di Milano, vicino alla stazione. Poi lui inizialmente lì si trovava con altri addetti ai lavori molto importanti, poi però quella è diventata davvero la sede ufficiale, dove per fare un acquisto, certificare un acquisto, bisognava andare in quello specifico albergo a delle determinate ore di alcuni giorni dell'anno, insomma. Certo, quindi un personaggio davvero, un grandissimo innovatore. Scrivi, esattamente, sì. Scrivi tu nella nota alla fine del tuo libro che questo libro dobbiamo intenderlo come una biografia romanzata che hai articolato in 33 capitoli. Ci puoi spiegare un po' come ti è nata questa idea e molto velocemente che cosa attraversano questi capitoli? Sì, io volevo raccontare appunto questo personaggio, come hai detto bene tu, innovativo e importantissimo, ma anche particolare per la sua vita, come dire, sempre al massimo. Ricordiamo che è uscito vivo da due incidenti che in pratica avrebbero ammazzato una persona normale, poi ha fatto una serie non ben definita di infarti e proprio a causa di un infarto nel 69 è mancato appunto Gippo Viani in un albergo di Ferrara, quindi ha avuto anche una vita particolare. Io appunto mi sono interessato alla figura di Gippo Viani già parecchi anni fa, leggendo i libri di Brera, di Garanzini, dove Viani era sempre un personaggio che veniva, un caratterista che appariva sempre, veniva raccontato molto bene, perché stiamo parlando di due penne fondamentali del giornalismo e della scrittura sportiva italiana, però non esisteva appunto un libro completo su Viani, non esisteva una biografia. Allora io per un paio d'anni ho raccolto materiale su Viani, ho intervistato i giornalisti di allora e anche alcuni giocatori che con lui hanno giocato, alcuni tra l'altro sono mancati Pascutti poche settimane fa e Cesare Maldini qualche mese fa, ho raccolto materiale di questo tipo, poi sono incappato un po' casualmente diciamo sul figlio di Viani, Giorgio Viani, dico casualmente perché Giorgio Viani, cioè il figlio, non ha proseguito nella professione paterna, ha fatto tutt'altro, oggi è un tifoso di calcio, un normale tifoso di calcio, che non ha appunto non ha fatto alcuna professione in ambito calcistico. Quindi l'ho conosciuto anche un po' fortunatamente e ho iniziato a fare con lui delle lunghe interviste nel quale spero di aver capito anche il Viani uomo, quindi di essere riuscito a raccontare anche il Viani quello un po' più privato. Quindi questa è una chiave di lettura. Certo, e di questo non ne parliamo perché non vogliamo togliere il gusto ai lettori di scoprirlo. Ultime due questioni che volevo affrontare con te. Una cosa che mi ha colpito leggendo il libro è questa parte finale che metti, un articolo del 10 gennaio del 69 che si intitola Un funerale sbagliato e che inizia proprio con ai funerali di Gippo Viani non c'era nessuno di quelli che avrebbero dovuto esserci. Perché Alberto, al funerale di Viani non c'era nessuno? Allora, questo è un articolo del grande giornalista non solo sportivo Giorgio Lago, a cui il libro in pratica è anche un omaggio, perché
io immagino Gippo Viani che scrive un diario rivolto a questa persona che poi alla fine si rivelerà essere Giorgio Lago, tra i due c'era una profonda amicizia. Giorgio Lago, allora giornalista del Gazzettino nel 69, quando poi diventerà direttore, quando morì Viani, scrisse appunto questo articolo che io ho poi deciso di inserirlo alla fine appunto del mio libro, in cui parla di un funerale sbagliato perché hanno partecipato a questo funerale migliaia di persone, un intero paese è uscito di casa per ricordare Viani, addirittura ho conosciuto delle persone adulte che allora bambine si ricordano che quel giorno le scuole furono chiuse perché le famiglie potessero partecipare al funerale, però mancava l'establishment. Esatto, mancava la gente della federazione, mancava la società, i vertici della società rossonera che poi rimediò un anno dopo in trasferta a Vicenza, ma in quel momento mancavano davvero quelli che dovevano esserci secondo Lago. E infatti l'articolo, che secondo me è splendido, scritto molto bene e è azzeccato, è amaro appunto nel descrivere questa situazione. Certo. Per cui possiamo dire oggi molto spesso siamo nostalgici e guardiamo al calcio del passato come un'epoca in cui tutto funzionava al meglio, in cui c'erano dei valori che poi secondo alcuni sono andati perduti. Invece questo dimostra come 40 anni fa le cose tutto sommato non erano poi così diverse. E purtroppo questo è il destino di tutti i grandi innovatori che ovviamente in vita danno molto fastidio perché interrompono e disturbano chi invece manovra in altre dimensioni. Esatto. Alberto, sai che noi diciamo ci conosciamo perché abbiamo una passione comune per il calcio, non solo per il calcio, ma per chi scrive. Per i libri, certo. Per chi scrive di calcio. E prima di salutarti volevo leggere sempre la parte finale di questa prefazione perché mi sembra interessante e coglie anche molto lo spirito della nostra trasmissione. Scrive sempre, leggo sempre da Pittalis, per questo, alla fine della prefazione, per questo la vita calcistica e non solo di Gippo Viani merita di essere raccontata, perché i più giovani imparino a conoscere un tempo oscurato dalla buffata di partite sulle TV a pagamento. Non ci sono più i cantori di un mondo epico che pure ogni domenica, ma anche sabato e lunedì e mercoledì, è a portata di mano. Il calcio ha perso la fantasia e la poesia delle parole. Non ci sono più gli inventori di Rombo di Tuono, Baroni, Pompieri, Reggi di Luna, Batini, Core Ingrato. Oggi ci dobbiamo accontentare di sciabolate, applausi per lui, maledette e altre amenità. È un calcio più povero, anche se sembra incredibilmente più ricco per via dei miliardi che muove. Tanto povero che per fare un Gippo Viani ce ne vogliono tre. Mourinho, Raiola e Bobo Vieri. E per tutti e tre basta una sola carrozza. E questa storia della carrozza, caro Alberto, non la sveliamo perché è molto carina e demandiamo ai nostri telespettatori che avranno la bontà di leggere il tuo libro, che ricordo, Edizioni in Contropiede, è uscito a dicembre del 2016, 186 pagine, €16,50. Alberto, io ti ringrazio, auguro una buona e una grande fortuna al tuo libro e spero di sentirti prima che finisca l'annata calcistica e anche l'annata di calcio totale, magari per presentare qualche altro libro di Edizioni in Contropiede. Con molto piacere. Ciao Oscar e un abbraccio a tutti quanti. Grazie ad Alberto. Insomma, Giuseppe, un personaggio incredibile, Gippo Viani, un personaggio che ho voluto presentare questa sera perché
appunto questo calcio povero di questi giorni. Abbiamo all'inizio parlato della incredibile insensibilità, ma anche di personaggi, di grandi firme. Manca a tutti un Gianni Brera, appunto. Un tempo leggevamo sulle cronache sportive di Abbatini, di Rombo di Tuono, oggi ascoltiamo cose tipo gran botta non va, insomma è cambiato il vocabolario. Grazie, questo è veramente un complimento per me e per Giovanni, che ogni giorno scriviamo di calcio. Noi comunque gran botta non va non lo scriviamo. Perché se non mi riferivo a voi. Lo so, però noi facciamo parte. In apertura di giornata, ma è così, non abbiamo più i Gianni Brera, non abbiamo più i Giovanni Arpino, grandi scrittori, Pasolini che si dedicava, o Carlo Emilio Gadda. Mi ricordo che l'anno scorso diventasti bianco quando mandai un video con tre poesie del 1954. Diventai bianco-nero, come le immagini. Allora, clamorosamente... Diciamo è cambiata la comunicazione in generale. È cambiata, sì. Non è anche un po' fuori luogo, dai, questo... No, è tutto in questo momento... C'è un, io credo che uno dei problemi del nostro calcio è quello di una scarsa attenzione ai fattori culturali che questo sport inevitabilmente rappresenta all'interno del nostro tessuto sociale. Le cose si svolgono tutte molto in fretta. Quei grandi scrittori avevano in quell'epoca anche il modo, non solo la bravura, di poter raccontare un calcio che andava a ritmi un po' più lenti. Adesso nella velocità non solo è più complicato, più difficile avere questi livelli, no, di rappresentazione, ma manca credo anche il tempo per poterli raccontare. Si può essere, però sono d'accordo, però si può essere sempre laterali rispetto allo status quo. Ah, è vero, per esempio, certo. Ti cito, anche se ormai parliamo di 15 anni fa, forse, alcuni libri molto belli di Nick Corby, che è uno dei più grandi scrittori contemporanei, inglese, Febbre a 90, che racconta appunto di lui bambino che si innamora del calcio. Però è un calcio, quello inglese, che ha un taglio diverso, ha un taglio dove il calcio è la rappresentazione della domenica. Da noi invece il calcio è la rappresentazione della domenica, è calato in un contesto che vive tutta la settimana, 24 ore al giorno. Dato che a noi non piace questo calcio, lo diciamo, cominciassero a dire anche i presidenti, i calciatori, tutti noi che scriviamo tutti i giorni, e probabilmente qualche cosa cambierà. Guarda, anche perché io ho detto nell'editoriale che questa insensibilità ucciderà il calcio, ma il calcio lo ucciderà anche questo modo di presentare il campionato con una partita ogni giorno, penso io, no Giovanni? Sì, ma verrà estremizzata questo concetto, credo, già dalla prossima stagione o tra due stagioni. Avremo degli tutti anticipi, dei posticipi, dal venerdì al lunedì probabilmente. Probabilmente sarà destinato a finire, a diventare uno sport minore, se non capiscono che... È stato molto interessante, noi abbiamo avuto ospite Daniele Barone 2 settimane fa, che ci ha raccontato di essere stato in Inghilterra per un aggiornamento professionale e di aver visto il campionato di Serie B. Sì. E ci ha raccontato che Sky in Inghilterra non trasmette tutte le partite, anzi, ne trasmette pochissimo. E questo, secondo lui, è uno dei motivi per cui gli stadi inglesi sono pieni, oltre che essere migliori degli stadi italiani. Però io non voglio togliere più... aggiungere sull'argomento. Ah, no, però, sai che cos'è che cambia? Velocissimamente, perché poi tocca a te... Velocissimamente, è cambiato anche il modo di descrivere la partita, per motivi ovvi. Perché mentre prima queste partite si vedevano dei piccoli spezzoni, non tutti assistevano e chi stava sulla tribuna non vedeva se era rigore, se gli aveva tirato fuori la lingua. C'era più spazio per l'interpretazione, un po' come la radio. Tu quando senti la radio, l'importante è che il radiocronista ti coinvolga emotivamente. Poi magari può anche capitare che sbaglia un giocatore e tu non lo sai perché stai solo ascoltando. Adesso è diverso, perché adesso tutto quello che che succede in partita, cioè viene vivisezionato, quindi lo sanno tu, quindi il tipo di giornalismo è necessariamente cambiato. Sì, è cambiato, però diciamo la qualità, la poesia delle parole non c'è nella stampa ordinaria. Io ricordo che già alcuni anni fa, quando c'era il rigore, reclama
un rigore dubbio, adesso non si può scrivere più, adesso dopo la partita già si sa se il rigore c'era o non c'era, addirittura adesso si saprà durante la partita. Però quindi la cosa è cambiata, l'importanza delle parole resta, qualunque tipo di società abitiamo, qualunque tipo di tecnologia ci dovesse accompagnare, questa mortificazione della lingua unita a una scarsa propensione alla lettura fa appunto del popolo italiano un popolo di analfabeti, come dicono tutte le ricerche, non lo dico io, lo dicono le ricerche, che il 90% degli italiani non è in grado di diciamo di decriptare un ragionamento, allora, o anche di leggere. Dissociandomi da questa affermazione andiamo avanti. Allora, cambiamo pagina, vedete che questa sera... Tanto, quota 40 non c'è. No, no, ma no, c'è, posso ma dire c'è quota 40. Questa sera, a differenza di una serie che boicottate sempre su pagina 3, vedo che sono riuscito invece a coinvolgermi. Vabbè, ma non sarà, ho toccato sempre un tasto dolente, ma la non scrittura sarà sempre così. Allora no, invece si dice che i giornalisti sono i più permalosi di, certo, di tutti, quindi clamorosamente questa sera abbiamo deciso all'unanimità, sì, diciamo, io su mia proposta, diciamo, su proposta di Giancarlo, che questa sera sarà l'ultima sera in cui ci sarà la rubrica quota 40, perché intanto a 40 non si arriverà. E la prossima settimana Giancarlo, da questo punto di vista, si prende una settimana di deve ferie, pensare a qualcosa altro. Dalla settimana successiva ci inventeremo un'altra rubrica, perché questo quota 40, secondo me, secondo noi, così come va, non ha più senso. Secondo voi, intanto, voi sì, avete tirato, sì, sì, i remi in barca. Sì, sì. Io no, sei... Allora, scusami, sei... Giancarlo. Poi allora dico, chiedo a Dino di mandare per l'ultima volta la sigla di quota 40, vedremo anche il termometro per l'ultima volta e sentiremo per l'ultima volta le riflessioni che ci propone Giancarlo Febo. No, la rubrica si deve estinguere fisiologicamente perché viene a mancare il contenuto. Scusami Giancarlo, prego. Chiedevo a Dino se ci poteva far vedere il termometro che segna 40, il massimo. Febbre, mi no, pare no, che... la febbre può essere anche più alta, però noi sono stato buono, quindi... Tienilo un po', no, Dino, perché è l'ultima volta che lo vediamo. Cioè, la rubrica si estingue perché viene a mancare il contenuto, cioè la lotta per la salvezza. Diciamo che la matematica non condanna ancora le ultime tre, però la statistica già la condanna. La statistica è una materia molto affine alla matematica, perché in realtà a 40 è sempre stata la quota matematica della salvezza negli anni, in tutti gli anni, da quando c'è il campionato con i tre punti a vittoria. E infatti... La quart'ultima, che ha 21 punti a metà campionato è due giornate, è più o meno in linea di galleggiamento, quella è la quota. Invece adesso la situazione è completamente cambiata, perché le ultime tre sono staccatissime. Allora, le ultime tre procedono alla media di 0,45 punti a partita. Il Pescara in realtà 0,30, perché tre punti li ha presi a tavolino. Che succede? Che facendo una proiezione arriverebbero a 17, 18, massimo 19 punti, quindi matematicamente, cioè, il campionato sarebbe già finito, cioè l'Empoli con 21 punti potrebbe già salvarsi. Ora chiaramente questa media... Pescare una partita recuperata. Sì, ma c'è, no, io ti parlo di statistica, di media tenuta adesso, dopodiché tutto può succedere che il Pescara le vinca tutte e chiaramente si salva, però diciamo, la statistica dice che una squadra che fino a un certo momento procede a un certo ritmo è difficile che poi cambi questo ritmo improvvisamente. E tenete presente che... Anche perché non gioca da solo, ci sono anche gli avversari che andranno a ritmi ancora maggiori. Ma tenete presente che negli ultimi 10 anni il distacco più grande negli ultimi 10 anni tra la quart'ultima e la terz'ultima è stato l'anno scorso. A questo punto del campionato c'erano 4 punti tra Carpi e Sampdoria, parlo della terz'ultima, poi le altre stavano ancora più staccate, mentre adesso il distacco praticamente è triplicato. Tanto è vero che negli ultimi giorni è infuriata anche una grande polemica su tutti i giornali, perché hanno detto siamo rimasti con mezza Serie A senza obiettivi, perché oramai con la lotta salvezza è così, con il campionato già deciso, tanto è vero che hanno proposto di accelerare la riforma di riduzione delle squadre. Io l'anno scorso sinceramente mi occupavo del campionato di Serie B e devo dire che anche l'anno scorso era abbastanza noioso la lotta salvezza, perché alla fine erano quelle tre che erano implicate dall'inizio e quelle tre alla fine sono i play-out. Che posso dire?
l'ultimissima annotazione di quel delle altre nostre due dei nostri due competitor, il Palermo, che praticamente ovviamente Zamparini ha dato il suo segnale, cioè invece di rinforzare come ha fatto il Pescara ha venduto due giocatori che sono Quaison, che è quel signore che ci ha fatto gol, e poi Ilemark, diciamo che teoricamente erano tra i più forti. C'è stata una cosa curiosa, la vendetta degli allenatori contro Zamparini, perché Zamparini è sempre stato un grandissimo mangia allenatori, ne ha esonerati a bizzeffe, penso una cinquantina, mentre adesso ce ne sono già tre che hanno rifiutato, cioè non ci vogliono andare più, perché dopo il rifiuto di Ballardini a tornare, il rifiuto di De Zerbi a tornare, c'è stata questa dimissione di Colini. Che succede? Hanno preso Diego Lopez, l'ex allenatore del Cagliari, e a proposito mi riaggancio al discorso iniziale, perché praticamente l'unica squadra nella storia dei campionati a tre punti che è riuscita a salvarsi chiudendo il girone d'andata a 10 punti è stato il Cagliari di Ballardini nel 2007-2008, e Lopez era un giocatore di questo Cagliari. Praticamente il Cagliari nel girone di ritorno ha fatto 32 punti, quindi ha più che triplicato la sua media. Ecco, questo dovrebbe fare una di quelle che vuole sperare di salvarsi. Però diciamo è un evento eccezionale, non ce l'aspettiamo. E poi niente, chiudiamo col Crotone, che il Crotone non sta comprando nessuno, gli hanno offerto Maxi Lopez dal Torino e l'ha rifiutato. Diciamo che il Crotone però è l'unica squadra che lotta, ha pareggiato in casa del Genoa, e domenica c'è lo scontro diretto allo Scida contro l'Empoli, quindi teoricamente è l'unica squadra che potrebbe riavvicinare l'Empoli, perché farà il tifo per il Crotone domenica. No, io allora, non faccio più il tifo per nessuno sinceramente, perché sono veramente scioccato da questo campionato. Come sempre puntualissimo e tantissimi spunti dall'editoriale bis di Giancarlo Febo, però questa sera, essendo l'ultima puntata di Quota 40, lascerei intatta la tua presentazione, sì, e consegnerei alla riflessione posti, direttamente diciamo, ai tifosi. Io direi a Dino di andare in pubblicità, rientreremo con il tema tattico, e anche da questa settimana la novità è che il tema tattico riguarderà tendenzialmente le squadre avversarie e non più il Pescara. Che verrà soppresso dalla prova. Eccoci rientrati nella pausa pubblicitaria. Ovviamente succedono sempre le cose tra virgolette migliori, peggiori. Non abbiamo detto che in uscita c'è stato Cristante, perché stavamo parlando adesso di chi dovesse giocare. Allora, però Giovanni, di chi vuoi parlare prima, dell'Inter o del Pescara? Partiamo dall'Inter. Va bene, 39 D'accordo. Punti in classifica, in ascesa la squadra di Pioli, che ha vinto le ultime 6, 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il ruolino di Pioli. Nelle ultime 10 giornate l'Inter è la squadra che ha fatto più punti in Serie A, non appartiene, ne ho citate 9 di partite, perché quella precedente c'era Vecchi in panchina che l'Inter vinse. Ma soprattutto, che cosa è cambiato? Che Pioli, da profondo conoscitore del calcio italiano, ha ristabilito un po' l'ordine, no? Questa squadra ha preso soltanto 2 gol nelle ultime 6 partite che ha vinto. Prima tu parlavi, Oscar, di organizzazione, di equilibrio, no? di fase offensiva nella quale partecipano tanti giocatori. È proprio questo, l'Inter ora si muove da squadra, e questa è la semplice differenza rispetto al passato, perché gli uomini sono gli stessi e sono di grandissimo valore. Però qualche accorgimento c'è stato, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Questa è la probabile formazione, con Handanovic in porta. Probabilmente farà un po' di turnover per riposare qualcuno in attesa del via. Chiamalo turnover. Ecco, infatti. Quelli che entrano. Potrebbe giocare Andreolli a destra al posto di D'Ambrosio, davanti ad Handanovic, difesa a 4. Poi centrale dovrebbe giocare Medel, perché Murillo ha avuto la febbre, oggi è tornato in gruppo. E poi c'è Miranda, che è diffidato. Vediamo un po' quale sarà la scelta di Pioli domani. A sinistra Santon, leggero vantaggio su Nagatomo. Poi centrocampo, Gagliardini ormai è diventato insostituibile, panchina con Dobbiá, che è stato pagato tantissimo l'anno scorso, ma anche Gagliardini non scherza, e questo è uno dei casi sui quali vi invito a riflettere, no? L'anno scorso Gagliardini era in prestito al Vicenza, giocato credo 16 partite, tanta panchina per lui, quest'anno è esploso, classe 94,
2 milioni per il prestito e 20, chi dice 20, chi 25 per il riscatto, comunque più di 20 milioni di euro per un ragazzo del 94, praticamente quasi esordiente in Serie A. Al suo fianco Brozovic, anche lui rigenerato, no, dalla cura Pioli, ormai un intoccabile, e poi Candreva, João Mario dovrebbe essere preferito a Banega, Eder a Perisic e Palacio a Icardi. Cioè, vi ho citato un po' le alternative che sono a disposizione di Pioli. Questo per quanto riguarda l'Inter, che dovrà fare a meno di Ansaldi squalificato. Allora, che dire, Giuseppe, mi pare la formazione, certo non giocano Icardi, non gioca Perisic, però giocano Eder, gioca Palacio. Diciamo la verità, è brutto mettersi nei panni degli altri che affrontano il Pescara, però se non fa il turnover contro l'ultimo in classifica, contro chi lo fa il turnover? Beh, l'Inter ha una rosa importante, non fa le coppe, quindi è chiaro che deve trovare anche sfogo su alcune situazioni, ma anche per far viene da un ciclo di partite importanti come risultati, ma anche come stress, perché è una squadra che con l'arrivo di Pioli si è trovata a dover recuperare, cambiare pelle, anche tattica, sono arrivati nuovi giocatori. Quindi è chiaro che l'allenatore possa sfruttare questa partita non tanto per sottovalutare l'avversario, ma anche come occasione per dare anche la possibilità ad altri di dargli dei segnali, perché il campionato è ancora lungo e ci sono ancora impegni importanti. Sul discorso di Gagliardini, sì, secondo me Giovanni ha ragione. È un giocatore che io ho seguito con attenzione in Serie B nella stagione 2013-2014, tant'è che mi sono divertito a proporre una serie di profili giovani al di sotto del 92, o meglio più giovani dal 92 in poi, dal 91 in poi. E c'era anche Gagliardini, andandolo a rileggere, a differenza, proprio per a testimoniare di come è difficile certe volte guardare il giocatore, o meglio sia facile fotografare il giocatore oggi, ma sia sempre complicato dargli una prospettiva futura. Di Gagliardini aveva avuto l'impressione che avesse una buona tecnica, una buona propensione al discorso, alla lettura tattica, ma che gli mancasse, e lui veniva fresco dalla primavera dell'Atalanta, gli mancasse quelle che erano le dinamiche anche fisiche, cioè lui faceva fatica o non aveva al momento, parliamo di 3 stagioni fa, non aveva acquisito, secondo me, in quell'occasione la possibilità di giocare anche di fisico. Significa andare al contrasto, significa rincorrere il pallone, adesso nel suo trascorso esperienziale, prima dell'anno scorso e quest'anno, ha acquisito questa cosa. È un giocatore che è riuscito a fare il salto di qualità. E anche in uno stato particolare di grazia, può capitare, insomma, è giovane, cioè ha entusiasmo, si trova proiettato in una dimensione che non si aspettava nemmeno lui, e quindi gli va pure un po' tutto bene, insomma. Sì, è vero, però molto spesso quando abbiamo a che fare con dei giocatori che sono dei grossi talenti, che però non riescono ad esprimersi, allora ci chiediamo che cosa manca. Era un po' il discorso così che si poteva fare anche per Caprari, no? Grosso talento, giocatore tra i migliori delle annate primavera, poi ha fatto queste esperienze a Pescara nei primi anni, no? E gli manca, sembrava un giocatore fuori dalla logica. Ecco perché spesso mi arrabbio, Giuseppe, quando vengono espressi giudizi un po' troppo frettolosi. Spesso si sente, no? Giudicare un calciatore, magari giovane, no? Che arriva e dice questo qui, perché un giocatore può esplodere in un momento all'altro. Guarda, si attendeva il salto di qualità di Verre in Serie A, che probabilmente non c'è stato. Io sfido chiunque a portarmi un addetto ai lavori che sostenesse che Gagliardini fosse più forte di Verre in prospettiva fino a 5 mesi fa. Verre è stato considerato fino a quest'estate, è stato considerato il miglior 94 italiano, probabilmente in prospettiva uno dei migliori, parlo del ruolo, dice il programmista. Sì. Io ti dovrei dire delle cose, dei miei pensieri, non che. Sì, sì. Però sinceramente
finale di trasmissione a parlare di Gagliardi in 10 minuti. No. E quindi non ti dico, te lo dico dopo. Ho fatto riferimento con Verre, anzi, parliamo anche di Caprari. Però Giovanni, il discorso di Caprari è che cosa è scattato in Caprari che ha messo, che gli ha consentito di mettere a profitto quello che aveva. Stessa cosa per Verre, che cosa non è scattato a Verre. Perché io credo che questo giocatore qui sia un giocatore che nel momento in cui riesce a fare il salto di qualità che finora in questa stagione questo banco di prova del Pescara in Serie A non è riuscito, anzi purtroppo lo sto vedendo in grossa regressione. Certo. E questo quello è un po' forse è una preoccupazione, dovrebbe avere in primis il Pescara. Certo. Perché gli ha fatto un investimento, certo, pesante in questo momento. È anche vero però, Giuseppe, rischia di essere una in prospettiva se rimane così. È anche vero, Giuseppe, che ha avuto un po' di infortuni, ci sono state molte voci che l'hanno distratto sull'eventuale sua partenza anticipata, cioè ci possono essere il contratto, diciamo. Il contratto, cioè ci sono dei fattori ambientali esterni che il rendimento della squadra mi fanno dire, dopo averlo visto all'opera nel Perugia, ma soprattutto l'anno scorso nella cavalcata della Serie A, che è un giocatore che secondo me sicuramente avrà una grandissima carriera. Io intanto guardando, scusami Giovanni, le foto, le bellissime foto, volevo ringraziare e salutare Massimo Mucciante, ricordarvi appunto che le foto di Calcio Totale, da quando esiste Calcio Totale, sono di Massimo Mucciante. Quest'anno insieme abbiamo fatto questa scelta di focalizzare l'attenzione sui singoli calciatori e credo che la trasmissione sia bella anche e soprattutto per merito di queste foto, quindi volevo ringraziare Massimo. Ti volevo chiedere, poi continuiamo, però dato che mancano meno di 3 minuti, ci dici come potrebbe giocare il Pescara e poi magari torniamo su... Anzi, parliamo di Verde anche guardando la formazione. Sì, oggi parlando in conferenza stampa, insomma, due dovrebbero essere le opzioni. Questa è con il 3-5-2 o 3-5-1-1, quindi con Bizzarri in porta, Crescenzi, Stendardo e Coda ai tre centrali, poi Zampano che rientra dopo l'infortunio a destra, Benalì, Bruno e Memusciai a centrocampo e Biraghi a sinistra, e poi Verre alle spalle di Baybeck che stamattina si è allenato, ha smaltito la febbre, quindi sarà in campo dal primo minuto. L'alternativa è quella rappresentata dal 4-1-4-1, quindi con Crescenzi, Stendardo, Coda e Biraghi in difesa con Zampano avanzato, è stato utilizzato spesso questo modulo da Oddo, che poi in fase difensiva diventa la difesa la retroguardia a 5, quindi non cambia molto. Dicevi degli assenti, Oscar, ce ne sono tanti. Fornasie si è bloccato, non convocato, l'ultimo infortunato proprio il centrale veneto. Brugman, Gilardino, Bovo, Vitturini, Muntari che non ha il transfer e Campagnaro, oltre a Caprari squalificato, è stato convocato Ghiomber che non è al meglio e anche Milicevic, pensate, che non si risentiva da tanto tempo. Io non pensavo neppure più che fosse un giocatore del Pescara. Mi dicevi sfortunato. Giocare in primavera, Giancarlo. Sì, però allora, l'ultima su Caprari te la dico, sì, perché sennò come mi sfugge. No, me la dimentico, perché si parlava di Caprari. Oggi la Sampdoria ha chiesto ufficialmente Caprari al Pescara, o meglio, all'Inter. Anche all'Inter, ovviamente. Però serve il placet del Pescara, che non sembra disposto a darlo. Non solo la Samp, ma anche l'Atalanta. A Milano c'è il DS Leone, oltre a tutta la squadra. Adesso ha raggiunto la squadra in hotel e ha incontrato anche Paratici, perché si parla del possibile ritorno di Mandragora. All'hotel Visconti, dove alloggia il Pescara, c'era anche la Padula che è passata a salutare la squadra. Bella questo motivo, tra l'altro la Padula credo sia rimasto molto legato non solo a Pescara ma all'Abruzzo in generale, anche al Teramo. Ricordiamo che l'anno precedente aveva giocato in coppia con Donnarumma, il Pescara prese entrambi, Donnarumma e la Padula, poi Donnarumma diciamo idoneo per giocare con il Pescara, Donnarumma andò via. Allora, a questo punto mi pare che non vi posso più dare la parola per esprimervi sul nulla, perché sono le 22, 29 e 36 secondi. I pronostici di Giancarlo non ne faccio più. Secondo me forse avrebbe dovuto fare dall'inizio. Siamo arrivati anche questa settimana alla fine della puntata, una puntata un po' particolare, iniziata in modo mesto, poi però abbiamo cercato di ritrovare anche un minimo, non dico di goliardia, ma di un aspetto un po' più positivo, perché in ogni caso abbiamo il dovere e il diritto di guardare avanti. Ovviamente resta anche in chiusura il nostro pensiero a quello che è successo, a tutti i morti di Rigopiano, e ancora una volta mi piace ricordare di nuovo anche Gianni Cordova, che è stato il fondatore della LAD a Pescara e che oggi ci sono stati i funerali. E saluto di nuovo anche
Gianni, che è stata una persona importante non solo per me ma proprio per tutta la comunità. Grazie, Giovanni, volevi dire qualcosa? No, siccome si parlava purtroppo di persone decedute, anche l'ex presidente del Chieti, Mancaniello, ci ha lasciati oggi. Quindi anche sì, a 75 anni, abbiamo avuto una nota prima, hai fatto bene a ricordarlo, sì, salutiamo anche allora, un saluto ai suoi familiari. Giovanni, grazie, ci vediamo la prossima settimana. La prossima settimana commenteremo la partita con l'Inter, ma anche la partita con la Fiorentina, di cui non abbiamo parlato, ma perché diciamo, conviene fare una cosa alla volta. Grazie, grazie a voi, buonasera a tutti. Ci vediamo mercoledì allo stadio. Sì, e grazie a Giuseppe. E prima della fine dell'anno, ovviamente, ci fa piacere se torni da noi a trovarci. Magari approfondiremo, avremo la possibilità di approfondire con te tematiche legate anche agli aspetti economici della società. A me non resta altro che ovviamente ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, ricordarvi che tra un po', attorno a mezzanotte, c'è la prima replica. Saluto anche e ringrazio Dino D'Angelo e vi auguro buona settimana e buon calcio a tutti.